sfruttare la tecnologia Powerline per connettere ad internet Prism Solar, anche se in garage. Sì, è possibile. Ma prima, cosa sono i Powerline? I Powerline sono dei piccoli dispositivi che consentono di ampliare la rete internet, portando il segnale lontano dal router sfruttando i normali cavi elettrici già installati. Questi piccoli strumenti servono infatti per estendere la rete internet di casa, portandola in quegli ambienti dove il segnale del Wi-Fi del router non riesce ad arrivare o in punti dove è difficile o impossibile portare un cavo di rete. Anche in garage o nei box dove un Prism Solar è stato installato. Detto ciò, vediamo come si installano. Generalmente sono uguali, ma scegliene uno. Questo sarà il Powerline trasmettitore e comincia inserendolo nella presa elettrica più vicina al router. Poi collega la sua porta di rete usando un normale cavo Ethernet ad una delle porte di rete presenti sul tuo router. Invece l'altro device, chiamiamolo Powerline ricevente, inseriscilo nella presa di corrente più vicina al punto dove vuoi portare la connessione internet, in questo caso in una presa elettrica del garage. Importante, evita le multiprese grandi e le prolunghe, è meglio attaccarlo alla presa a muro direttamente. Allora, se non è possibile, al massimo utilizza un adattatore salvaspazio oppure una presa multipla piccola dove puoi attaccare il router e anche il Powerline trasmettitore e basta, senza attaccare nessun altro elettrodomestico. Anche il Powerline ricevente devi attaccarlo ad una presa elettrica nelle vicinanze di Prism, evitando sempre di non attaccare alla stessa presa altri device. Dietro la cover di Prism c'è un connettore Ethernet. Inseriamo il cavo dentro, lo facciamo passare al di fuori di Prism per dopo collegarlo al Powerline ricevente. Una volta inserito nella presa di corrente, il Powerline ricevente riconosce il Powerline trasmettitore, stabilendo un contatto tramite la rete elettrica della casa. E per configurarli? Per alcuni modelli di Powerline la configurazione avviene in automatico, senza che tu debba fare niente, se non attendere qualche minuto. Per altre tipologie, invece, controlla le istruzioni dei device che hai acquistato. Si tratta di una procedura molto molto semplice. Per confermare che Prism sia connessa ad internet, dopo aver aspettato qualche minuto, una volta che hai fatto la registrazione su MySilla Cloud, utilizzando le credenziali riportate nel manuale di Prism Solar, e dopo aver aggiunto il tuo Prism alla lista dei dispositivi, se vedi che Prism è online, vuol dire che ha funzionato. Se hai bisogno di capire come fare login su MySilla, puoi guardare questo tutorial. Se non vedi Prism online, si può controllare dalla configurazione guidata collegandoti al Wi-Fi di Prism, anche utilizzando un cellulare. Puoi raggiungere l'apposito indirizzo IP, effettua login tramite le credenziali di installer e nella schermata di impostazione rete troverai la diagnostica di rete. Quando Prism viene collegato via cavo, possiamo vedere l'IP di Prism. Puoi scoprirne di più al riguardo guardando questo tutorial, configurazione di Prism Solar. Per far funzionare ottimamente la tecnologia Powerline, è necessario che i cavi della corrente che vanno dal tuo router a Prism non siano interrotti in mezzo a qualcos'altro, tipo un quadro elettrico, il magnetotermico, eccetera. I Powerline devono occupare ognuno una presa di corrente ed essere collegati tutti e due allo stesso impianto elettrico. Alla fine, finché non lo provi, non puoi sapere se, nel tuo caso, questa soluzione funziona come ti aspetti. Se hai qualche domanda al riguardo, puoi sempre chattare con uno dei nostri operatori direttamente dal nostro sito. Oppure puoi scrivere una mail a support@sila.industries e ti risponderemo il prima possibile.